Buonasera a tutti, ancora un grazie per questa affezionata partecipazione. Questa è la nostra terza relazione, la nostra terza, diciamo, serata di incontro, una specie di trilogia che ha voluto mettere a tema alcune problematiche del tempo presente in una felice, direi, anche testimoniata sinergia fra discipline diverse come appunto quelle geologico-ambientali e quelle storico-geografiche. E stasera appunto affronteremo il problema della storia, come dice il sottotitolo, politica e naturale di un paese africano che, come ho avuto modo di dire, di accennare, è un continente all'interno del continente africano. E la relazione che seguirà è tenuta dal professor Albarani, che è un professore appunto a contratto della nostra università e presiede il consorzio del Festival della Memoria di Mirandola e dal 2017 è presidente della Fondazione San Carlo di Modena. È uno storico contemporaneista che è stato il presidente dell'Istituto Storico di Modena fino appunto al 2017. E il titolo sembra un po' inquietante, ma il senso appunto che la relazione vi darà, il significato e le conoscenze che di cui verremo appunto a condividere, che verremo a condividere con Albarani, sono appunto, come dire, un quadro abbastanza chiaro e illuminante di quali siano le tensioni che i rapporti fra le risorse minerarie di questo continente ricchissimo e invece gli interessi e le cupidigie internazionali appunto pongono in essere all'interno di questa Repubblica. Vi lascio la parola. Grazie Giulia, grazie anche del coinvolgimento in questa bella operazione di contaminazione disciplinare rispetto alla quale spero, lo dico non come forma di captazzo o benevolenza, di essere all'altezza, perché naturalmente si tratta di un argomento che chiede un discreto tasso di specialismo che io non possiedo. Quello che possiedo è di fatto una passione per l'argomento, una consuetudine rispetto a questo argomento che ho avuto modo di trattare in precedenti circostanze anche all'interno di progetti simili a questo, e la convinzione anche che sia importante, diciamo, un'operazione di disseminazione di prime conoscenze e di sensibilità rispetto a tematiche che vengono spesso liquidate con una certa disinvoltura e leggerezza all'insegna di categorie consolidate, difficili da sradicare. Anche per questo il titolo del mio intervento appunto ha appuntamente richiamato questa dimensione fantasmatica, spettri del Congo, perché è chiaro che l'accesso alla percezione, alla conoscenza della storia del grande paese africano, di questa grande area dell'Africa equatoriale che in qualche modo possiamo identificare con la foresta del bacino del fiume Congo, credo sia avvenuta per molti di noi, me compreso, innanzitutto attraverso gli echi, le rivelazioni, le apparizioni, le epifanie del cinema, della letteratura o diciamo di certa saggistica che ha insistito molto sulla dimensione altra, remota, quasi appunto spettrale di un mondo diverso. Non è un caso che Congo sia il titolo di un libro di Michael Crichton, cioè uno dei principali autori di fantascienza, d'avventura del nostro tempo. Non è casuale che il Congo sia al centro di alcune delle narrazioni più inquietanti e destabilizzanti per la coscienza occidentale di un grande scrittore che ebbe la possibilità in concreto, in vivo, di esperire la realtà del Congo coloniale, cioè Joseph Conrad, che dedicò di fatto Cuore di Tenebra alla sua esperienza in Congo, quel Cuore di Tenebra che poi fatto da spunto per uno dei capolavori della cinematografia di tutti i tempi, Apocalypse Now. E quindi diciamo il mio intervento sarà un intervento finalizzato in qualche modo a dissipare, a diradare la presenza di questi spettri o comunque provare
ad avere maggiore dimestichezza con una visione fantasmatica del Congo che rischia, come dire, di essere giocata, declinata nel segno dell'esotismo, all'insegna dell'eccezionalità, e di farci percepire la storia di questa grande area territoriale e della nazione che si è costruita sopra come una storia che ha le caratteristiche della non umanità o della non contemporaneità. Il sottotitolo, il riferimento al binomio fra storia politica e storia naturale, vuole richiamare lo strumento principale, a mio parere, attraverso il quale si possono in qualche modo scongiurare, dissipare gli spettri del Congo, queste visioni letterarie, fantasmatiche, un po' immaginarie. Cioè un'attenzione puntuale al rapporto esistente all'interno di questa area geografica e poi all'interno della colonia dello Stato congolese fra le risorse naturali e appunto le evoluzioni della storia politica. Perché, e qua vado a concludere la premessa, è molto facile quando si fa riferimento a realtà di così recente inclusione nella civiltà della scrittura come quella dell'Africa subsahariana, in particolare equatoriale, farsi prendere dal pregiudizio dell'assenza di storia di questi paesi, della mancanza di storia. Molto spesso, se pensiamo anche ad alcuni classici della storia dell'Africa prima dell'età contemporanea, stesi negli anni 50-60, il tentativo di ricostruzione storica per il periodo precedente alla colonizzazione europea sconfina nell'antropologia, sconfina nell'etnografia, manca il senso della profondità storica, manca il senso del divenire, e questo è un retaggio che frequentemente portiamo anche poi in dote all'analisi delle vicende contemporanee, vedendo in questi paesi dei paesi, come dire, non capaci di produrre storia, che se hanno una storia ce l'hanno in quanto sono eterodiretti, o eterodiretti perché sono condizionati dalle dominanti potenze occidentali, per cui di fatto è inutile studiare specificamente la storia della Nigeria piuttosto che del Congo, perché non sono nient'altro che il rispecchiamento delle dinamiche che hanno interessato i cicli di egemonia geopolitica dei grandi paesi europei, oppure inchiodiamo questi paesi alla loro storia naturale, alle loro disponibilità naturali, negando che ci sia una qualche forma di autonomia della dimensione politica, della dimensione sociale rispetto appunto alla loro naturalità. Sono tutte forme, a mio parere, sottili, inconsapevoli, sicuramente non malevole, di razzismo, un razzismo di carattere storiografico, no? L'idea che non ci sia una storia, l'idea che questa storia sia deterministicamente condizionata dalle risorse naturali, l'idea che non ci sia una storia propria e che la storia sia semplicemente quella prodotta dagli altri a carico di gruppi umani che appaiono come dei soggetti passivi all'interno della dinamica storica. Ecco allora che l'intervento di questa sera, nel dissipare, diciamo così, le visioni tendenzialmente letterarie, immaginifiche del Congo e cercare di fare un po' di concretezza, vuole anche provare a recuperare la dimensione della storicità, del divenire storico, una grande area del continente africano e più in generale una porzione del globo, quella dell'Africa subsahariana, che come è noto, secondo le attuali tendenze demografiche, andrà a costituire entro la fine del corrente secolo la parte preponderante del genere umano e già oggi offre all'umanità la parte più consistente della sua componente giovanile e quindi, diciamo, presumibilmente sarà fattrice di storia negli anni a venire, più di quanto siamo disposti a mettere. Da questo punto di vista, riconoscere la storicità delle vicende anche del passato più o meno recente significa attrezzarsi per riconoscere, diciamo, la capacità di produrre storia di questi paesi e di questi popoli. Quando si parla del Congo, ovviamente ci si muove su un terreno un po' scivoloso, perché si fa riferimento contemporaneamente ad un'area geografica, quella appunto della foresta congolese, che è la seconda foresta pluviale per dimensioni del mondo dopo quella amazzonica. Si fa riferimento ad un corso d'acqua che è il secondo per lunghezza dell'intera Africa. Si fa riferimento ad un territorio che poi è diventato uno Stato, o meglio, per essere più precisi, è diventato due Stati, perché notoriamente ancora oggi convivono
due, diciamo, stati che chiamano il nome di Congo, il Congo Brazzaville, che prende il nome da un esploratore militare italiano che ha il soldo dello Stato francese, della Repubblica francese, esplorò e colonizzò la parte destra del corso del fiume, e la Repubblica Democratica del Congo, che ha conosciuto nel corso della storia diverse denominazioni, perché è stato prima lo Stato Libero del Congo, poi è stato il Congo Belga, poi è diventato Zaire, e poi appunto più recentemente RDC, Repubblica Democratica del Congo. Stiamo parlando di un'area geografica che ha, se consideriamo, diciamo, l'intero bacino del fiume, sostanzialmente l'estensione dell'Europa occidentale. Stiamo parlando di un paese che veleggia molto rapidamente verso i 100 milioni di abitanti, che raggiungerà presumibilmente nel corso di questo decennio. Stiamo parlando, nel caso di alcune città, in particolare della capitale Kinshasa, di una delle megalopoli per eccellenza dell'Africa subsahariana, che già oggi contiene nella sua area metropolitana più di 8 milioni di persone. Quindi stiamo parlando, diciamo così, di un soggetto macroscopico, grande, imponente, per certi aspetti anche difficile, come dire, da contenere, da comprendere, in un discorso di tipo unitario. Cercherò, come dire, di strutturare l'intervento in modo da evidenziare come, facendo riferimento solo alla storia relativamente recente, diciamo dalla metà dell'Ottocento a venire ai giorni nostri, senza scadere troppo nell'attualità, si possa vedere un rapporto in qualche modo biunivoco, bilaterale, un tempo si sarebbe detto dialettico, cioè di reciproca contaminazione e influenza, fra la dimensione appunto naturale e la dimensione politica, nel senso che la strutturazione delle organizzazioni politiche e dei modi di convivenza dell'area denominata Congo è sicuramente causata e fortemente orientata dal tipo di produzioni, dal tipo soprattutto di estrazioni e di esportazioni che vi si fanno, ma non si può ignorare il fatto che viceversa, contemporaneamente, la struttura politica che volta per volta acquisisce quest'area dell'Africa ha dei riverberi, ha delle ricadute anche sulle forme di partecipazione del Congo o della colonia Congo Belga al sistema economico internazionale, no? Proprio per cercare di evitare, diciamo, quel determinismo naturalistico geografico che vuole i paesi, soprattutto i paesi appunto del cosiddetto dell'ex terzo mondo, condannati a un certo tipo di storia, dalle loro risorse, dal loro suolo, dalla loro morfologia. Operazione che facciamo sempre riferimento agli altri, che non siamo disposti nemmeno ad abbozzare quando magari si parla, non so, delle caratteristiche latitudinali dell'Italia che si sviluppa in verticale o della particolare morfologia del nostro territorio, no? Quindi vediamo sì che cosa c'è nel territorio congolese, vediamo come è fatto, vediamo come questo si traduce anche in forme particolari dell'organizzazione politica, ma cerchiamo anche di vedere come poi queste forme dell'organizzazione politica incidono retroattivamente, incidono da par loro sulle modalità di produzione economica e di partecipazione agli scambi internazionali. Quindi concluderò cercando di vedere per quale motivo, e quindi rivolgo soprattutto ai giovani che sono in platea e che partecipano al percorso di alternanza scuola-lavoro, lo chiamo così anche se la denominazione è cambiata. È molto interessante studiare la storia di questi paesi, non come eccezione o come storia laterale, ma come storia estremamente rappresentativa delle grandi periodizzazioni dell'età contemporanea. Detta così sembra una roba da dover rimanere qua per tutta la notte, in verità garantisco 30-35 minuti di esposizione, per cui dare spazio anche alle osservazioni e se ci sono, e sono in grado di rispondere alle domande. Allora, se facciamo riferimento, diciamo, al periodo relativamente recente della storia dell'area
congolese, possiamo partire diciamo con un fotogramma, con un'istantanea che ci raffigura l'organizzazione politica e sociale del territorio congolese e le sue forme di produzione svincolate da quelle risorse del sottosuolo che poi sono diventate appunto per il Congo contemporaneamente una benedizione e una condanna, nel senso che sempre di risorse naturali, sempre di risorse diciamo immediatamente disponibili, bisogna parlare con riferimento alla storia del cuore dell'Ottocento, ma non sono risorse che devono essere estratte, scavate nel sottosuolo, perché di fatto la partecipazione e il contributo del territorio congolese prima della colonizzazione europea, in particolare belga, all'economia mondiale ha a che fare con il traffico di due risorse antiche, contemporaneamente molto moderne, una di tipo voluttuario che fa parte della fantasmagoria dei beni distintivi che caratterizzano l'economia moderna, sto parlando dell'avorio e dell'esportazione dell'avorio dal Congo per opera dei mercanti arabi, e la seconda, più impattante in termini naturalmente sociali e culturali, che è l'esportazione degli schiavi, nel senso che dalla zona del bacino del Congo, secondo stime abbastanza attendibili, proviene circa un terzo del quantitativo complessivo degli schiavi che hanno contraddistinto il commercio triangolare esistente fra l'Europa, il continente africano e il nuovo continente, senza considerare che la tratta degli schiavi per quanto riguarda il bacino del Congo era già presente da molto tempo, non nella direzione conosciuta e diciamo in qualche modo di pubblico dominio da est a ovest, ma nella direzione contraria, da ovest a est, perché appunto nel bacino del Congo venivano catturati gli schiavi da mercanti arabi, gli schiavi che venivano poi traghettati verso il bacino dell'Oceano Indiano facendo tappa nell'isola di Zanzibar, che era per eccellenza il luogo di smistamento appunto degli schiavi dell'area equatoriale. La struttura politica del Congo, così come viene diciamo intercettata e esperita dagli europei che si avventurano nell'entroterra del bacino del fiume a partire dagli anni 70 dell'Ottocento, è una struttura basata sul dominio da parte di alcune figure di capibanda di grandi organizzazioni schiavistiche. Ci sono arrivati anche alcuni nomi, addirittura anche alcune testimonianze scritte, come quella di Fadili, del famigerato mercante tipo Tip, che era dominante nella zona settentrionale del Congo, quella appunto della foresta pluviale. Ci sono anche altri nomi che sono probabilmente Flatus Voci, Mirambo, Siri, tutti mercanti di origine araba che avevano costruito sulla base dei profitti, dei proventi del traffico di schiavi, sia in direzione orientale sia in direzione occidentale, a favore dei trafficanti europei, delle vere e proprie autonomie politiche, costruendo anche degli eserciti che finiranno poi per scontrarsi con gli eserciti europei e, come dire, dover ripiegare sotto la prevalente forza militare dei belgi. Questa è la situazione di un Congo fondamentalmente ripartito in grandi potentati mercantili schiavili quando Stanley fa la sua prima esplorazione del bacino del Congo provenendo da est, e attraversando la regione dei Grandi Laghi e risalendo il corso del Congo in direzione est-ovest. Il primo viaggio di Stanley è
risale al triennio 1874-1877, Stanley, che è famoso, no, per l'aneddoto del reperimento di uno stordito Livingston a cui si sarebbe rivolto col perennismo vittoriano, fece questo viaggio su incarico di alcune testate, testate britanniche e americane, per raccontare in piena epoca appunto di esplorazioni geografiche e di consumo di narrazioni esotiche più o meno vere da parte del pubblico europeo, le stranezze, le particolarità di questo mondo che era ancora sconosciuto agli europei, che fin dal 400 si erano limitati a fare navigazione di costa e a fare commercio di tratta sulla costa, in particolare alla foce del fiume Congo, senza addentrarsi all'interno. La presenza di Stanley è una presenza decisiva, perché poi Stanley, sotto l'egida del re belga Leopoldo II, sarà l'artefice di un secondo viaggio, quello che dal 1879 al 1884, che sarà decisivo per le sorti di quest'area geografica, perché sarà in questa circostanza che si formerà la colonia congolese, anche se inizialmente in una forma piuttosto atipica, una forma che ha innanzitutto una patina umanitaria e che non prevede né la dipendenza della colonia congolese dallo Stato belga, né la proprietà privata della colonia congolese per conto di Leopoldo II, che solo in un secondo momento subentrerà come proprietario della colonia congolese. Si costituisce un'associazione che ha fini dichiaratamente filantropici, ma in verità poi verrà occupata in un'altra direzione, che è l'Associazione Internazionale per il Congo, che già nella sua denominazione richiama il fatto che l'esplorazione di Stanley, la fondazione di numerosi avamposti, a cui succederà poi la costituzione di città di medio grande dimensioni, e l'occupazione del territorio, viene fatta non secondo una logica, diciamo, unilaterale di aggressione, conquista e dominio, ma secondo una logica di spartizione fra le potenze europee del compito di colonizzazione dell'Africa e di gestione razionale di questi territori. Questo è un tema molto delicato, evidentemente, perché si finisce con facilità per farsi equivocare e, facendo discorsi di questo tipo, adombrare la possibilità, come dire, di un colonialismo imperialista di fine Ottocento buono o comunque provvidenziale. Non è questo evidentemente il tema, anche perché, come diremo fra poco, lo sfruttamento del Congo fu quanto più brutale e intensivo si possa annoverare all'interno della storia imperialistica e coloniale europea, ma è molto interessante invece risalire alle intenzionalità con cui vennero fatte queste operazioni e con cui si avviò il cosiddetto Scramble for Africa, la corsa, diciamo, all'accaparramento dei territori africani, che a un certo punto diventò in effetti contesa di carattere geopolitico e ostentazione di una politica di potenza da parte delle grandi forze metropolitane europee, ma inizialmente partì in una logica diversa, che era quella del ripartirsi i compiti di presidio, di civilizzazione, di razionalizzazione dei territori che si andavano esplorando, anche per opera appunto di figure che al tempo apparivano eroiche, come quelle di Cecil Rhodes, lo stesso Livingstone o appunto Stanley. Tant'è che ancora alla conferenza di Berlino del 1884-1885, che notoriamente è il passaggio storico decisivo per la costruzione della carta politica dell'Africa, all'Associazione Internazionale del Congo e, in quanto, diciamo, membro più importante di tale associazione, Leopoldo II, venne affidato il compito di tutelare, di presidiare la libertà dei commerci, la libera circolazione delle persone e delle merci in questa area così importante e anche così inospitale e potenzialmente, diciamo, gravida di conflitti. Quindi la logica era quella, che poi vedremo perpetuarsi ancora nel tempo successivo, del mandato, cioè quello dell'affidamento di un incarico, non del riconoscimento di una politica coloniale, di una politica di potenza. È chiaro che all'interno però di questa struttura, che appunto associava ideali filantropici
logica dei mandati, protezione delle aree extraeuropee dalla crescente logica protezionistica che si sta invece affermando nelle relazioni commerciali fra i paesi del vecchio continente. All'interno di questa struttura, concepita appunto con questa logica apparentemente altruistica e, diciamo così, progressiva, si va poi affermando lentamente un'impostazione di altro genere che corrispose alla rilevazione delle grandi potenzialità economiche e commerciali presenti in Congo grazie alla disponibilità del caucciù, della gomma, nel momento in cui cominciava a prendere piede appunto l'industria della lavorazione della gomma, che avrebbe avuto la sua esplosione con il furoreggiare dell'industria automobilistica e più in generale trasporti. Fu in conseguenza, diciamo, della individuazione di questa opportunità che a quel punto la colonia, che era stata denominata Libero Stato del Congo all'altezza del congresso della conferenza di Berlino, venne, diciamo, incamerata a titolo di proprietà personale da parte di Leopoldo II e sfruttata intensivamente con le modalità che ancora oggi vengono, diciamo, evocate quando si vogliono esemplificare le strutture del colonialismo europeo in Africa in generale, al di fuori del vecchio continente. E, come noto, nel periodo in cui il libero Stato del Congo fu dipendenza privata di Leopoldo e passò dalla logica appunto della tutela della sicurezza del territorio ad una logica invece di sfruttamento, si consumò infatti un'ecatombe demografica che fu determinata essenzialmente dall'aggressione antropica degli ecosistemi della foresta pluviale, in particolare lo scatenamento della cosiddetta malattia del sonno che decimò la popolazione congolese, che veniva utilizzata intensivamente e senza nessuna forma di protezione nell'estrazione del caucciù. Questione tra l'altro, anche qua mi rivolgo soprattutto, diciamo così, a quelli che sono nati più recentemente, che ha una straordinaria attualità perché, come tristemente noto, le forme di patologia, soprattutto di natura virale, più recenti e più impattanti sul piano demografico della mortalità nella storia recente, hanno tutte questa genesi, cioè derivano dal disboscamento, dall'aggressione degli ecosistemi forestali e dall'entrata in contatto dell'uomo con agenti virali che sono stati depositati in animali che sono ormai immunizzati o comunque non risentono più della presenza di questi agenti. Notoriamente l'HIV, che rimane tutt'oggi il virus più impattante della recente storia mondiale, viene dal disboscamento della foresta del Camerun e da uno spillover fra le scimmie, che erano l'ultimo serbatoio dell'HIV, e appunto l'uomo appare attraverso, tra l'altro, l'alimentazione, anche se è tutto, diciamo, ancora da verificare. Ma questo riguarda in generale tutte, diciamo, le possibili incognite di natura epidemica che si annidano in serbatoi di risorse che sono però anche serbatoi di virus e forme potenzialmente patologiche per l'uomo. Appunto era il caso della malattia del sonno che sterminò letteralmente la popolazione impegnata massicciamente nell'estrazione della gomma, così come nella lavorazione dell'olio di palma, quindi il sintagma che a questo punto fa parte delle nostre vite, perché ormai è diventato il criterio in base al quale conduciamo le nostre esistenze, cioè ci sentiamo sicuri ovunque non ci sia olio di palma, e l'olio di palma che risultò funzionale ad una nuova, altra nuova produzione industriale, tipica della seconda rivoluzione industriale, quella dei detersivi, dei detergenti, in particolare le saponette, che divennero, diciamo, un bene contemporaneamente necessario
per la mania improvvisa che gli europei ebbero dell'igiene, che è venuto oscurato fino a quel momento, e anche voluttuario perché le saponette erano belle, profumate, facevano arredamento, erano diciamo un bene anche di natura ostensiva. Quindi siamo ancora sulla superficie della Terra, non siamo ancora entrati nello scandaloso, come si dice probabilmente, sottosuolo del Congo. Si vede però appunto come le forme politiche interagiscono con le disponibilità di carattere naturale, perché una operazione nata in un certo modo, quella dell'Associazione Internazionale del Congo, diventa un'altra cosa con il libero Stato del Congo nel momento in cui si rilevano delle potenzialità economiche di profitto che rendono subito molto indebitato, poi alla lunga molto ricco, Leopoldo II, il quale viene in qualche modo persuaso a cedere la privata colonia del libero Stato del Congo alla monarchia belga, cui era titolare, nel 1908, a seguito di una vicenda che risente e risuona di una certa modernità, perché di fatto si attiva una vera e propria campagna internazionale, probabilmente non priva di interessi da parte degli inglesi e dei francesi, per denunciare le brutture dello sfruttamento schiavistico che viene fatto della forza lavoro nella foresta del fiume Congo. È una mobilitazione internazionale a cui partecipano grandi firme, grandi scrittori, Arthur Conan Doyle, Mark Twain, a seguito della denuncia da parte di un console britannico che aveva appunto visitato le zone dell'estrazione della gomma nell'alto bacino del Congo. Nel 1908 appunto Leopoldo cede la colonia al Belgio, allo Stato belga. Nel momento in cui questa area territoriale, sempre più profilata dal punto di vista dei confini, diventa il notorio, proverbiale Congo belga, e lo sarà fino all'indipendenza nel 1960, si apre una nuova fase che è caratterizzata da una dialettica ancora più serrata, se possibile, fra le risorse naturali e le forme che si dà alla società congolese, nel senso che controintuitivamente non dobbiamo pensare alla fase della colonizzazione formale come una fase di acutizzazione dello sfruttamento, succede esattamente il contrario, nel senso che la fase della storia propriamente coloniale del Congo dal 1908 al 1960 è la fase in cui assistiamo all'interno del grande paese africano ad un fenomeno di modernizzazione che richiama la parallela modernizzazione fatta in forma democratica, autoritaria, secondo dei casi, che concerne anche grandi paesi europei. Modernizzazione che significa decollo dell'industria, a partire naturalmente dall'industria estrattiva, perché sempre di più a partire dagli anni 10 il Congo sarà un grande esportatore di rame, che ad esempio serve per l'industria bellica, serve per l'ottone delle bombe, dei cannoni, dei bossoli e di tutti, diciamo, di tutte le ricchezze del sottosuolo, lo stagno, lo zinco, ecco, vedete poi mappate in questa carta geografica nella quale si vedono abbastanza bene anche le specificità poi regionali del grande paese africano. Come vedete c'è una parte nord-orientale che ha ancora mantenuto fondamentalmente questa denominazione, a volte potreste trovare la denominazione di Congo equatoriale, perché quella è la zona appunto più vicina all'equatore, in cui l'estrazione principale è quella dell'oro, no? È la zona probabilmente delle miniere aurifere, e poi c'è l'area del Kasai, l'area sostanzialmente centrale, dove è molto importante l'estrazione dei diamanti. E andando verso oriente ci sono materie che inizialmente diciamo non vengono estratte o che erano scoperte tardivamente, come ad esempio il famigerato coltan, che è alla base anche dei recenti conflitti che hanno segnato il paese africano,
la zona però del Kivu, che oggi è la zona più turbolenta, perennemente in predicato di secessione a causa della pressione che arriva soprattutto da Uganda e Ruanda, che sono stati dei grandi artefici della guerra del 1998-2004, era soprattutto importante all'epoca per lo stadio, che è quello che ho trasegnato in azzurro, il tin della cartina. Andando verso sud abbiamo la cosiddetta Copper Belt, la zona appunto del rame, che corrisponde al Katanga, che è stata la regione più turbolenta nel corso del Novecento, come avremo poi modo di dire. Ecco, senza adesso fare una periodizzazione, che tra l'altro non rientrerebbe neanche nelle mie piene competenze, di tutte le singole industrie estrattive, a partire dal 1908, diciamo, si apre una storia politica, quella del Congo belga, che corrisponde anche all'esplosione mineraria del Congo stesso e all'avvio di una modernizzazione molto importante e molto interessante. Il Congo diventa il paese con il più alto tasso di industrializzazione dell'intero continente africano dopo il Sudafrica. Il Congo diventa un paese con un forte tasso di urbanizzazione. Stiamo parlando all'altezza dell'indipendenza di circa il 20% della popolazione che è urbanizzata, che però è una quota molto importante che ruota attorno alle città che sono state fondate in corrispondenza, diciamo, delle regioni che vi ho appena citato. Ancora oggi città come Kisangani per la provincia nord-orientale, la capitale Kinshasa, o altre città del Katanga sono, diciamo, i centri urbani più popolosi. Il Congo conosce anche un importante fenomeno di alfabetizzazione, tant'è che è diciamo, il paese che può vantare i migliori tassi di scolarizzazione primaria all'altezza dell'indipendenza del 1960 dell'intera Africa subsahariana, scusando quindi i paesi del Maghreb. Si forma nel periodo della formale colonizzazione belga un ceto borghese, urbano, istruito, che tende in alcuni casi anche a identificarsi con la presenza sempre più cospicua, la capitale arriverà a superare le 50.000 unità di rappresentanti del colonizzatore, del paese colonizzatore, rappresentanti dell'autorità belga. Sono i cosiddetti évolués, che vengono spesso dileggiati per i loro modi di vestire, che appunto abbracciano le tendenze occidentali, per i loro gusti culturali, che prevedono tra l'altro la diffusione endemica del Congo di un sport molto diffuso in Europa occidentale come il calcio, che diventa una vera e propria religione popolare nazionale per i congolesi nel corso degli anni 30 e almeno fino all'indipendenza. Questa simbiosi, sinergia, contaminazione, ibridazione, anche in qualche modo assimilazione, tant'è che a un certo punto si inizia a parlare anche retoricamente, per un senso di comunità belga congolese, a dare l'idea, come dire, di una sovrapposizione ormai compiuta, si sostanzia anche nel corso delle due guerre mondiali che scandiscono, diciamo, il periodo di cui ci stiamo occupando e che vedono in entrambi i casi la partecipazione attiva di una forza militare congolese alle operazioni belliche. Nel primo caso, nel caso della Grande Guerra, in rapporto alle colonie tedesche circonvicine, quindi il Camerun, il Togo, cioè diciamo così, le colonie dei nemici del Belgio e della coalizione dell'Intesa, nel secondo caso, nel caso della Seconda Guerra Mondiale, con anche una, diciamo, significativa e forse non conosciuta interferenza con le vicende italiane, perché un contingente di circa 5.000 uomini della Force Publique partecipa alle operazioni militari che determinano la cacciata degli italiani dall'Etiopia, la riappropriazione transitoria dell'Etiopia da parte degli inglesi e poi la restaurazione
dell'imperatore Haile Selassie, che era stato destituito nel maggio del 1936. E tra l'altro, diciamo, il tema della partecipazione della Force Publique alle due guerre mondiali è sempre stato un tema anche di dileggio incrociato fra colonizzati e colonizzatori, perché a fronte di un paese, il Belgio, che avrebbe voluto rimanere neutrale in entrambe le guerre, è stato trascinato nel conflitto, appunto, nel primo e nel secondo caso, queste forze, per quanto contenute numericamente, hanno sempre dato grande mostra di sé, hanno, diciamo, prodotto una piccola grande memoria che si perpetua ancora oggi in cerimonie commemorative che ricordano le imprese dei soldati di questi contingenti nei due grandi conflitti mondiali. Sottolineo questo aspetto perché è abbastanza noto che soprattutto nella Seconda Guerra Mondiale il rapporto fra alleati e colonizzati non fu un rapporto liviale, fu un rapporto denso, diciamo, di conflittualità e di incognite. In molti casi, ad esempio nello scenario asiatico, gli aggressori giapponesi vengono salutati come liberatori e sostenuti da un ampio fronte collaborazionista. Sto parlando di Singapore, sto parlando della Malesia, sto parlando della Birmania, perché, diciamo, la logica era quella del conflitto contro gli inglesi, d'altra parte una prospettiva che arrivò per un certo momento anche i sostenitori dell'indipendenza indiana, che furono, diciamo, incerti se sostenere lo sforzo di guerra degli inglesi o approfittare della circostanza per accelerare il processo di decolonizzazione. La partecipazione, diciamo, delle forze congolesi, per quanto reggimentate e guidate dalla metropoli alla seconda e la prima e la seconda guerra mondiale, è, come dire, un ulteriore elemento di fluidificazione delle differenze, in qualche modo di fusione delle due componenti all'interno di un periodo storico che fu contraddistinto innegabilmente anche da aspetti che vengono salutati positivamente dalla popolazione congolese. E, ovviamente, dietro, diciamo, questa patina di modernizzazione c'erano anche dinamiche di altro senso, di altro genere, come ad esempio l'intensificazione dello sfruttamento fiscale che il Belgio fece a carico della colonia congolese, quindi a danno sia dei belgi che degli autoctoni, a partire dal 1930, per rimediare al crollo delle disponibilità fiscali conseguente alla crisi economica, alla grande depressione del 1929. Tutto questo per dire che quando si arriva poi all'ultima fase che ci interessa, con la quale vado a concludere, che dal punto di vista, diciamo, della storia naturale estrattiva vede appunto l'esplosione di alcune produzioni specifiche come quelle che abbiamo ricordato prima del cobalto e del coltan, l'indipendenza del Congo e soprattutto l'indipendenza del Congo nella forma che conosciamo noi, cioè quella che ha dato vita prima al Congo libero, poi allo Zaire, ora alla Repubblica Democratica del Congo, non è esattamente, diciamo, la soluzione scontata, nel senso che la lotta di indipendenza che viene portata avanti, in particolare sotto, diciamo, la leadership del leader radicale Lumumba, è una lotta che aggrega e mobilita prevalentemente alcune forze urbane che, come da prassi di dinamica della decolonizzazione, adesso rovesciano contro i colonizzatori tutta quella grammatica dell'autodeterminazione, del rapporto fra una nazione e uno Stato, dei diritti individuali, che è stata, diciamo, trionfalmente esportata dagli europei. Il fatto però che si approdi ad uno Stato unitario non è soluzione scontata, tant'è che il Congo vive per molto tempo un periodo di instabilità in cui la tendenza centrifuga di alcune zone, in particolare del Katanga, cioè della zona sudorientale, di cui è leader un personaggio che si chiama Tsomba, la tendenza centrifuga, la tendenza di indipendenza,
sembra poter portare alla formazione di due stati e soprattutto viene ampiamente sostenuta dalle potenze europee, in particolare dal Belgio, non a caso emissari e sicari belgi sono artefici appunto dell'assassinio di Lumumba nel 1961, proprio mentre si trovava nella zona ribelle indocile del Katanga. E perché i belgi puntano alla secessione del Katanga? Perché di fatto siamo entrati in una fase storica nella quale si confrontano, diciamo, due strategie a livello globale. Una è quella di una decolonizzazione condotta secondo, diciamo, gli intendimenti e gli interessi delle grandi corporazioni, a partire dalla Société Générale dell'Europa francofona, comunque del vecchio continente, in cui si è disposti, diciamo, a cedere il passo rispetto all'indipendenza, ma a patto di minare e di ingessare questa indipendenza con tutta una serie di processi che servono a preservare un colonialismo di fatto, un colonialismo solo economico, non più politico e militare, da parte delle potenze europee. Quindi, detta in maniera piuttosto prosaica e immediata, i belgi soffiano sul fuoco dell'indipendenza del Katanga, perché il Katanga è la zona che interessa maggiormente dal punto di vista delle risorse del sottosuolo e puntano, diciamo, a mantenere un controllo di fatto di questa area, una preservazione degli interessi soprattutto in quest'area, come succede in generale nella zona del sud del Congo, del nord del Sudafrica, cioè nelle zone minerarie per eccellenza, no? In cui c'è il tentativo da parte delle potenze europee di mantenere, diciamo, una presenza molto capillare, molto tentacolare. Dall'altra parte c'è invece una grammatica diversa che punta al rafforzamento degli stati nazionali e di grandi aggregazioni di stati indipendenti, che è quella portata avanti dalle due nuove superpotenze USA e URSS, no? Quindi belgi, francesi, inglesi, che non sono più nelle condizioni, da un punto di vista sia morale che da un punto di vista economico, di tenere le colonie, diciamo, cercano di fomentare processi disgregativi, come ad esempio quello della Nigeria con il Biafra, perché sono funzionali, diciamo, al perseguimento, al mantenimento dei propri interessi economici a fronte di entità statuali deboli e a fronte di situazioni, diciamo così, di statualità precaria. Dall'altra parte invece ci sono le due nuove grandi potenze geopolitiche mondiali che, in una sorta di tacito e implicito accordo, sostengono l'irrobustimento degli stati nazionali. È una storia a cui raramente si fa riferimento e che viene raramente, diciamo, percepita, perché chiaramente gli occhiali che inforchiamo sono quelli della guerra fredda, del bipolarismo, eccetera. Ma dobbiamo riconoscere che all'interno del processo di decolonizzazione, in particolare della storia, di storia come quella del Congo, si vede molto bene che a monte, quindi ancora sovraordinato rispetto al conflitto USA-URSS, si consuma nel lungo secondo dopoguerra il conflitto fra il vecchio imperialismo e il nuovo imperialismo, il vecchio imperialismo di tipo militare, culturale, il nuovo imperialismo di tipo ideologico, bipolare. E questo confronto, che ha la sua concretizzazione massima nella clamorosa vicenda della crisi di Suez del 1956, quando sovietici, soprattutto americani, sgridano pubblicamente inglesi e francesi dicendo loro che devono consentire la nazionalizzazione da parte di Nasser del canale di Suez, questo conflitto è un conflitto molto importante, perché di fatto è in qualche modo la matrice della tendenza ondulatoria che caratterizza la storia di questi paesi, che hanno da una parte tendenze alla costruzione di grandi stati nazionali, dall'altra parte la periodica reviviscenza di autonomismi che sono basati ovviamente sulla differenza etnica, sulle differenze linguistiche, sulle contrapposizioni religiose, sugli interessi particolaristici dei capi locali, eccetera, eccetera, ai quali si aggiungono però gli interessi delle potenze coloniali tradizionali, che non sono più in grado, diciamo, di controllare i loro cespiti nella forma
consueta provano a perpetuare forme, diciamo, informali di dominio attraverso appunto l'indebolimento dei nuovi stati-nazione. Cosa che non succede nel Congo, perché come noto con il colpo di stato di Mobutu del 1965 si viene a formare una statualità che almeno fino all'istituzione di Mobutu nel 1996, in parte anche per la prima presidenza di Kabila, quella di Laurent Désiré Kabila, ha una sua solidità, no? Prima di essere poi invece sgregata dalle tendenze centrifughe della guerra del 1998-2004. Mobutu è di fatto un militare, anche un intellettuale, c'era, diciamo, era fatto giornalista, scrittore, ma fondamentalmente una formazione militare, e è la rappresentazione plastica della problematicità delle dinamiche di decolonizzazione di alcuni grandi paesi dell'Africa subsahariana, in cui molto spesso l'avvio della decolonizzazione portato avanti da gruppi borghesi, cosiddetti evolué, occidentalizzati, che in qualche modo vengono percepiti come elitari, viene poi rovesciata da una forma di potere e di consenso che nella modalità della dittatura o comunque dell'autocrazia tende maggiormente a compiacere la base popolare e i ceti più diseredati. Okay? La grande contraddizione di questi fenomeni di dittatori, anche pittoreschi, come appunto a un certo momento è diventato Mobutu, che in verità hanno un grande consenso popolare, che in questo caso non vuol dire un consenso trasversale, ma un consenso propriamente nei ceti più bassi della popolazione, nelle componenti contadine, nelle componenti suburbane, nelle componenti non alfabetizzate, che vedono nel normalizzatore, nel pacificatore della latente o patente guerra civile degli anni precedenti, perché dal 60-65 il Congo vive una fase di lunga traversia, non solo un soggetto in grado di garantire la sicurezza, l'incolumità e una qualche forma di sopravvivenza, ma soprattutto il grande punitore, il grande purgatore dell'elite, colui che è in grado di azzerare l'elite, tant'è che poi Mobutu ricorsivamente, nel corso della sua lunghissima autocratica e appunto sempre più folclorica dittatura, farà delle operazioni di resettaggio delle, diciamo, delle elite borghesi o accusate di indolenzimento borghese. Nel 1974, all'apice probabilmente della sua popolarità, della sua notorietà, è anche l'anno di grande combattimento a Kinshasa tra Foreman e Mohamed Ali, è il periodo in cui lo Zaire, come tra l'altro frutto di una storpiatura, perché era il modo in cui i colonizzatori portoghesi avevano inteso si chiamasse il paese in cui erano sbarcati, quando avevano chiesto come si chiamassero quelle terre, quando in verità poi la risposta era stata semplicemente fiume, no? Quindi Zaire, la storpiatura della denominazione locale di fiume, è un po' come appunto se Taiwan avesse a un certo punto rivendicato perentoriamente di volersi chiamare Formosa, no? Voglio chiamarmi Formosa, che era la denominazione che era stata data dai colonizzatori. Però appunto Mobutu riscopre l'autenticità, si collega ai movimenti legati alla valorizzazione dell'africanità. E nel 74 appunto è l'apice del prestigio e opera una pesante azione di nazionalizzazione di imprese che erano rimaste in mano a belgi, francesi, greci. Una nazionalizzazione lato sensu, perché in verità le industrie che vengono espropriate agli stranieri vengono poi date a degli accoliti del regime, a figure legate al regime che diventano dei veri e propri oligarchi,
ai quali queste stesse imprese verranno poi sottratte solo un anno dopo, nel 1975, all'insegna della piena nazionalizzazione, quindi dell'utilizzo dei proventi di queste imprese per un'operazione di redistribuzione favorevole alle classi popolari, che vuole purgare coloro che, dice lui testualmente in un intervento, invece di importare cibo per il popolo con i proventi delle loro fabbriche, hanno iniziato a comprare delle Mercedes, no? Che sono la quintessenza appunto dell'adesione allo stile di vita borghese, che è contraddittorio rispetto alle volontà del, dittatore. Alcune osservazioni proprio in calce rispetto a questo excursus sicuramente molto rapido e pieno di semplificazioni, a proposito di quello che dicevo in precedenza, del fatto che non solo dobbiamo provare a leggere la storia del Congo, comunque di paesi come il Congo, prestando attenzione al rapporto bilaterale, dialettico che esiste fra risorse naturali e forme politiche, nel senso che è sempre sbagliato vedere le seconde come una manifestazione deterministica delle prime, e bisogna riconoscere, diciamo, una dimensione di autonomia della politica, dell'azione politica, delle scelte politiche che vengono fatte rispetto anche ai condizionamenti molto forti che esistono nell'economia congolese a causa di questa esondante ricchezza del sottosuolo. E insieme a questo aspetto, l'altro aspetto che volevo richiamare era la rappresentatività della storia congolese, della storia di paesi come il Congo, in relazione alle grandi periodizzazioni della storia contemporanea, della storia del tardo 800, del 900. Cioè, se noi ci pensiamo, ad onta, diciamo, di questa idea di una lateralità rispetto alla storia o rispetto alle grandi correnti della storia, all'idea di una storia che comunque arriva lì quasi a cascata, quasi come epifenomeno del cuore delle vicende che si consuma altrove, beh, in verità noi vediamo che la lettura palinsesto della storia congolese non è nient'altro che la lettura delle tendenze di fondo della storia del Novecento. Delle tendenze che ci sono tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, fra una crescente globalizzazione garantita dallo sviluppo dei mezzi di comunicazione, garantita dalla seconda rivoluzione industriale, e le tendenze di segno contrario di tipo isolazionistico e protezionistico che sono frutto della depressione del 1873, dei ricorrenti cicli di stagnazione economica che abbracciano tutto l'ultimo quarto dell'Ottocento, vediamo il Congo perennemente, sistematicamente incluso nelle dinamiche della politica, della grande politica internazionale, nel periodo fra la grande guerra e la seconda guerra mondiale. Nel caso della seconda guerra mondiale c'è anche l'aspetto non secondario del fatto che il Congo è depositario di uranio, e tra l'altro di uranio particolarmente funzionale alla ricerca atomica, per cui dal Congo proviene gran parte dell'uranio che è stato utilizzato nel progetto Manhattan, che ha portato alla realizzazione della bomba atomica. Abbiamo un processo di modernizzazione che qui non ha le caratteristiche del, diciamo, totalitarismo o della dittatura di tipo contemporaneo come in Europa, ma anche qui abbiamo una modernizzazione che viene portata dall'alto, no? Non una modernizzazione all'inglese, frutto, diciamo, delle forze spontanee della società civile, ma una modernizzazione che passa attraverso un potere politico forte, che in questo caso non è il potere politico di un regime fascista o stalinista, ma è un potere politico coloniale che promuove però processi di modernizzazione attraverso l'infrastrutturazione, attraverso l'urbanizzazione, attraverso l'istruzione di massa, eccetera, eccetera. Nel secondo dopoguerra, appunto, il Congo diventa il luogo di plastica rappresentazione del contrasto fra il vecchio ordine geopolitico, quello incentrato sulle potenze coloniali del vecchio continente, il nuovo ordine geopolitico basato sul bipolarismo USA-URSS. Il Congo diventa anche altamente rappresentativo degli esperimenti diciamo di democrazia o comunque di pluralismo
fallimentare o aleatorio che contraddistinguono tante zone del pianeta, non solo evidentemente extraeuropee, quando si viene a determinare una divaricazione molto marcata fra aree rurali e aree urbane, fra ceti popolari e ceti borghesi, fra componenti autoctone e orgogliosamente indigene e componenti invece cosmopolite. Molto spesso diciamo queste situazioni di conflittualità, che tra l'altro nel caso del Congo e di altri grandi paesi dell'Africa equatoriale richiamano la vecchia dicotomia fra contadini e allevatori, no? L'abbiamo visto tragicamente nel genocidio Tutsi del Ruanda, in cui i Tutsi erano i possidenti, erano i vecchi allevatori che erano poi diventati borghesi, no? Da noi i mezzadri sono diventati poi piccoli imprenditori e che quindi andavano purgati attraverso l'eliminazione di massa. Bene, questa dialettica, questa dinamica contraddistingue fortemente il Congo e ne determina ora la sortita di tipo dittatoriale, cioè l'equilibrio viene trovato solo a patto che ci sia una figura autocratica come quella di Mobutu, oppure l'alternativa è quella di un gioco democratico perennemente traballante, perché perennemente viziato dalla delegittimazione reciproca che viene incentivata dalla differenza di classe, ma anche poi dalla differenza etnica, dalla differenza religiosa, senza considerare l'interferenza degli stati circostanti, ok? Ecco, mi sembra che questa sia una cosa molto contemporanea, considerando che le nostre democrazie, che fortunatamente non hanno ancora diciamo alle viste, malgrado l'abuso dei citofoni, un Mobutu, però sono fortemente insidiate da una divaricazione sociale che rischia di rendere il gioco democratico un gioco preventivamente fallimentare, perché il gioco democratico viene o utilizzato dall'elite per soggiogare maggioranze sempre più rancorose e scontente, oppure viene utilizzato dalle maggioranze rancorose e scontente per livellare, per purgare appunto coloro che sono bollati volta per volta come cosmopoliti, come sradicati, come evoluti, eccetera, eccetera. Ecco, mi sembra che il tema non sia un tema, diciamo, da africanisti, ma sia un tema di difficoltà di attecchimento del modello democratico in una realtà molto eterogenea e caratterizzata da un ampio potenziale di conflittualità come quella congolese, ma sia anche un tema che riguarda la crisi delle istituzioni democratiche, del modello di convivenza democratica, che notoriamente non regge, come non ha retto nel Congo, prima con la dittatura militare e poi ora con la tendenziale disgregazione, in assenza di una grande classe media e di un grande, diciamo, aggregato sociale che funge da stabilizzatore del regime democratico. E ecco, diciamo che da questi punti di vista, da tanti altri sui quali ho sorvolato, qui non si fa probabilmente né appunto storia curiosa dell'industria dell'estrazione mineraria e neanche storia di un mondo lontano, ma si fa storia a tutti gli effetti del nostro mondo, del nostro Novecento e forse anche del nostro presente e futuro. Basta, perché volevo parlare meno, ma troppo. Perché tutto quello che sapevo l'ho detto, ci sono le chiedate, non lo so. No, l'argomento, capite, molto. Io ho cercato di leggere molti libri su questo argomento, cercando anche di adottare in qualche modo delle prospettive un po' sghembe fra letteratura, libri di viaggio, le costruzioni storiche, i testi appunto di alcuni protagonisti. I diari di Stalin, ad esempio, sono, mi pare, straordinari, cioè di grande interesse, perché ti consentono l'immersione in una mentalità che, ovviamente, col ditino del politicamente corretto contemporaneo, soprattutto nel calduccio del tuo anello, poi del bollare come colonialista, razzista, imperialista, in verità c'erano questi personaggi che erano animati da un fuoco che probabilmente è caratteristico, diciamo, della specie umana, no? Un gusto
della scoperta, di una predisposizione, di una volontà anche di rischio, perché il viaggio di stare il primo è una cosa che appunto non sarebbe neanche vera, no? Lui arriva in barca all'altezza praticamente della Tanzania, allora Tanganyika, l'Africa tedesca orientale, e poi risalgono attraverso il corso d'acqua, poi a un certo punto smontano la barca e portano la barca fino alla regione dei Grandi Laghi, poi la rismontano, la riassemblano, poi fanno un pezzo del fiume Congo con la barca fin quando è navigabile, perché poi a un certo punto, tant'è che poi di questa spedizione sono rimasti, credo che siano, fossero in 250 circa, sono vissuto il 10%. Però sono. Sono letture interessanti. Ci mostrano non un aspetto patologico, ma un aspetto consustanziale, anche criticabile, ma consustanziale della nostra cultura e del nostro modo di essere nel mondo. Ho cercato un intervento supplementare, quindi evitare a. Ho paura, confesso, terrore panico della domanda di una specialistica a cui rispondere o una super cazzola o due dicendo che avrai molto no, le materie prime che ci sono, la potenzialità sono estratte in maniera moderna, voglio dire. Sì, tutto quel discorso lì che riguarda le materie prime. Sì, questa riesco. No, attenzione, perché noi abbiamo appunto un immaginario dell'attività estrattiva del Congo calibrato sulla vicenda drammatica e disumana dell'estrazione della gomma, del caucciù, nella fase leopoldina, perché poi è quella anche più ricca di testimonianze letterarie, perché poi appunto Conrad ci ha scritto, oltre che Cuore di Tenebra, Concourse, c'è scritto quel racconto formidabile, un avamposto del progresso, che tra l'altro è tratto da una storia vera, di due, diciamo, emissari belgi che poi si sono ammazzati, uno ha ammazzato l'altro e poi si è suicidato per la follia, no? In questo luogo, non luogo, ma troppo luogo, che era appunto la zona dell'alto bacino del Congo. Però noi abbiamo, diciamo, un'immagine che è quella lì. In verità, appunto, nel periodo del Congo belga, cioè dal 1908 fino agli anni 60, siamo in presenza di uno sfruttamento coloniale, nel senso che le risorse ovviamente vengono estratte ed esportate prevalentemente per arricchire faccendieri delle grandi corporation belghe, francesi, ma non siamo in presenza di un regime di tipo schiavistico e non siamo in presenza di forme arcaiche di estrazione, nel senso che le miniere congolesi progressivamente, soprattutto quelle del Katanga, diventano delle miniere, diciamo, che cercano di incamerare il più possibile, anche semplicemente per esigenze di produttività, tecnologiche e operative dell'industria minerale, cioè non dobbiamo pensare, come dire, l'immagine del congolese nudo mandato a mani nude ad estrarre, va bene purtroppo in riferimento appunto a quel periodo, a quel decennio fondamentalmente, no? Dal 89-90 fino agli inizi del Novecento, in cui ci fu la corsa all'estrazione dentro la foresta del Congo. Poi è chiaro che nelle forme comunque dello sfruttamento coloniale, ci mancherebbe altro, però qualcosa che assomigliasse alle catombe degli anni precedenti non si è più verificato. C'erano anche diversi italiani, però, che capitano Casati, questa gente che viveva un po' lì senza, peraltro, lavorare per l'Italia, diciamo. Sì, sì. Anche appunto Pierre de Brazzaville era questo, una specie di capitano di avventura, un militare che inizia appunto l'esplorazione della riva destra del Congo,
nel 1882, all'interno di questa accelerazione che si determina appena prima e appena dopo la conferenza di Berlino, il Parlamento francese dà, diciamo, mandato di ingaggiare e di riconoscere come rappresentante della Francia questo personaggio, che in verità è un po' come è stato fatto con Stanley, che appunto la prima volta è andato là da corrispondente e sul quale poi è stata messa, diciamo, una funzione che era altra. Questo ci dice anche del forte livello di improvvisazione, di adeguamento alla realtà, di resilienza delle strategie imperialistiche e coloniali, nel senso che siamo noi a posteriori che vediamo un percorso rettilineo finalizzato a, in verità, la cosa era molto imbarazzante, la storia del Congo lo dimostra molto bene, no? Prima la filantropia, l'associazione, prima addirittura c'era un'altra associazione, di cui adesso non ricordo il nome, che appunto doveva sovrintendere a quest'area, poi la proprietà privata, poi praticamente Leopoldo cede la colonia allo Stato di cui è re a titolo di riparazione dei debiti che lui aveva contratto con lo Stato di cui era re, cioè siamo in situazione, no? Quindi la cede, viene incamerata dallo Stato belga, quindi stiamo parlando, diciamo, di una spettrografia molto ampia di casi, di personaggi in cui avventurieri, interessi industriali, volontà di potenza, politica, si combinano molto spesso con dei mix che sono ai limiti, appunto, del non credibile, ma non sono credibili se noi, appunto, partiamo con il presupposto teleologico di dire c'era la spartizione, dovevano spartirselo tutti alla stessa maniera, allo stesso metodo, in realtà quello è l'esito che è derivato, non è il punto di partenza, non è neanche in alcuni casi l'intenzionalità. Forse esco vivo. Vorrei solo segnalare, sì, per chi voglia tenersi informato Congo, ma in generale sull'Africa, c'è anche, dovendo scegliere una fonte, c'è Jeune Afrique. A parte ogni tanto gli inserti economici che sono abbastanza prezzolati. Sono pubblicità. Ma si capiscono subito, sì, perché c'è gente sorridente, animata, allora si capisce che lì sono dei relazionali pagati. Ma insomma, non potendo, chi non può scegliere. Tra l'altro parla molto spesso del Congo, sono molto spesso della profondità. Sì, e si trova nella biblioteca del film. Sì, è vero, no, Jeune Afrique è una rivista molto bella, è chiaro che. Tra l'altro è un francese internazionale molto. Non dico Totò e Peppino quando arrivano a Milano, ma insomma è abbastanza molto, cioè, facilmente leggibile anche chi non maneggia il francese. Poi ci sono alcuni numeri di Limes che hanno trattato l'Africa subsahariana e hanno approfondito il Congo. Poi se andiamo sul discorso letture, c'è il libro di von Remnick che si chiama proprio Congo, uscito per la Feltrinelli. È un libro di una bellezza straordinaria, vi dovete prendere una settimana sabbatica perché stiamo parlando di 600 pagine, però si chiama proprio Congo, quindi non vi sbagliate, Feltrinelli, è stato uscito anche in edizione economica, lui è un giornalista belga, tra l'altro un giornalista con, diciamo, delle intuizioni geniali, ha scritto un altro libretto che si chiama Zinco su un personaggio del suo paese, che è. Comunque, Congo è una storia che però incorpora dentro anche memorie, perché lui ha fatto viaggi numerosi nella Repubblica Democratica del Congo, incontrando persone che avevano ancora memoria, contesta, anche se il tutto era naturalmente molto scontornato, vago, non si capiva se era credibile o no, della dominazione belga, qualcuno diceva addirittura del periodo di Leopoldo, no? Abbastanza improbabile considerando che è terminato nel 1908, anche se sapete che è
purtroppo una caratteristica della demografia africana, quella di essere molto polarizzata, no? Cioè il Congo fino a tempi recenti aveva una aspettativa di vita molto bassa, intorno ai 40 anni, adesso purtroppo negli ultimi anni è migliorata, soprattutto nelle aree urbane, però poi tutto viene fatto esplodere da queste figure di centenari che appunto si incontrano, poi sono centenari dichiarati, reali, non si sa, comunque appaiono molto centenari, non sono credibili come centenari, lui incontra alcune di queste figure che appunto si ricordano di tutta una serie di passi, ricordano, raccontano appunto dell'esercito della prima guerra mondiale, si ricordano di queste cose, no, è un libro veramente molto bello. Poi ci sono anche dei reportage che ha scritto Nye Paul, il premio Nobel della letteratura, che secondo me è un grande scrittore, tanto che ha scritto un romanzo dedicato alla transizione congolese sull'ansia del fiume, che è veramente un capolavoro, è meno conosciuto gli altri lavori di Nye Paul, ma è veramente un capolavoro. Ma poi ha pubblicato anche dei reportage che la Delphi ha mandato in libreria recentemente. Ce n'è uno su Mobutu, da cui ho preso anche quelle informazioni sulle doppie nazionalizzazioni 74-75, che è in una raccolta di reportage, sono tre reportage. Uno è dedicato a Trinidad e Tobago, che è la patria di Nye Paul, uno è dedicato a Eva Peron e l'altro è dedicato a Mobutu. Il titolo c'è Peron, l'ha pubblicato la Delphi. Prima di Google sarebbe stato insufficiente, adesso invece c'è questo scritto. Poi secondo me un grande libro è La sfida di Norman Mailer, dedicato all'incontro fra Muhammad Ali e George Foreman. Sì, sì. The Fight, La sfida, è veramente un grandissimo libro perché lui è stato là, non so se lo sapete, quell'incontro fu rimandato, doveva tenersi alcuni mesi prima, fu rimandato poi a novembre. Nel novembre del 74 e lui rimase là come corrispondente. Norman Mailer, il mondo è morto, insomma, un grande scrittore, non si da presentare, e questo gli consentì non tanto di fare un reportage sulla società congolese, ma di vedere come reagivano queste due figure di afroamericani, cosa producevano nella realtà locale. Ed è incredibile quello che accadde, perché poi è stato raccontato anche in uno spettacolo di Federico Buffa, che ci fu una polarizzazione del consenso, tutto a favore di Muhammad Ali, che era un grande comunicatore, sapete, tant'è che Ali negli ultimi tempi aveva dei problemi ad allenarsi, perché mentre si allenava le folle andavano verso di noi e verso di lui e gli gridavano Ali Abumaye, Ali ammazzalo, perché Foreman si era presentato un po' tamarro, tutto vestito, no, da afroamericano un po' esuberante, e soprattutto voleva fare il figo presentandosi con i suoi pastori tedeschi, che nell'immaginario congolese erano l'identificazione dei cattivani, dei capò, Benji, nelle miniere. E quindi aveva sbagliato l'ingresso e a lui invece, con anche la sua preparazione, la sua empatia, così si era accattivato la simpatia della popolazione di Kinshasa. Lui tra l'altro si allenava vicino alla residenza imperiale di Mobutu e appunto racconta di questi contatti con la popolazione e di questa reazione chimica strana fra un popolo che stava in quegli anni consumando al massimo il mito della negritudine, dell'africanità, dell'ancestralità, no? Perché sono gli anni appunto in cui Mobutu insiste di più sull'identità dello Zaire, l'identità profonda dello Zaire, e un atleta come Muhammad Ali che notoriamente, come dire, richiamava i suoi avi. Diceva, come aveva detto, non ho nessun motivo per sparare ad un Viet Cong, ne avrei qualcuno di più per sparare a un discendente di quelli che hanno deportato i miei progenitori. E appunto rappresentava agli occhi dei congolesi una sorta di quadratura del cielo. Infatti l'operazione fu un'operazione di grande marketing fatta da Mobutu per dare visibilità, cioè i due
due afroamericani che combattevano, cioè, nella giungla, però combattevano nel cuore dell'Africa, aveva un impatto, perché poi invece lì appunto dileggiavano quegli afroamericani che si erano venduti, no? Foreman e altri suoi avversari, diceva, sì, dai, tu sei lo zimbello dei bianchi, ti vesti come i bianchi, puoi far ridere i bianchi, eccetera, e aveva questo poco voglia. E questo libro, il duello, la sfida, racconta questo, per dire, questa storia, molto interessante. Prego. Ah no, questa è il mio regno. No, questa no, non è questo, cioè, pure qua vengo di quelle freak, cerco di tenermi informato, però obiettivamente è una domanda molto grande. Posso dire che posso, cioè, da quello che ho capito, da quello che si legge, da quello che ci dicono le corrispondenze, la situazione è adesso molto divaricata, nel senso che la zona orientale del Kivu è una zona appunto che di fatto è sottratta alla sovranità dello Stato della Repubblica Democratica del Congo, è in mano ai signori della guerra, perché il confine orientale è un confine poroso, quello con l'Uganda e il Ruanda, è un confine poroso in cui le milizie fanno avanti e indietro. Anche questo stiamo parlando di una cosa molto diffusa, nel senso che stiamo parlando dell'equivalente africano dello Stato Islamico, cioè la creazione di una zona in cui viene sospesa la sovranità statuale e in cui di fatto ci sono milizie che frequentemente si pongono anche in apparente antagonismo, ma che in verità hanno stretto un sodalizio, un'alleanza informale, perché il loro obiettivo congiunto e comune è quello di saccheggiare il territorio e di aggredire la popolazione civile, no? Cioè è quello che sta succedendo in alcuni non stati africani come la Somalia, come la Libia, e succede, è successo anche in Siria con la formazione dello Stato Islamico. Purtroppo lì, a partire appunto da quella che è stata definita la guerra mondiale africana, quella del 98-2004, a cui hanno partecipato quasi tutti i 9 paesi confinanti con il Congo, si è formata una situazione di vera e propria exclave, cioè di territorio sottratto. La zona del Katanga, che è stata storicamente la zona più turbolenta, sembra, diciamo, oggi relativamente pacificata. L'area circostante la capitale sta conoscendo negli ultimi anni una modernizzazione impressionante, nel senso che fino a pochi anni fa, vi ricordo ad esempio nel libro di Von Remmick, si diceva, se uno guarda le due sponde del fiume, perché Brazzaville, la capitale del Congo francese, e Kinshasa, la capitale del Congo belga, sono le due capitali più vicine che ci sono nel mondo, perché sono divise solo, neanche Montevideo e Buenos Aires sono così vicine, diceva, è incredibile perché appunto c'è in mezzo un fiume e da una parte c'è una capitale smart, Brazzaville, il Congo francese, dall'altra parte una megalopoli con tutte le strutture delle grandi, grandi aggregati urbani. Negli ultimi anni Kinshasa è diventata una capitale, ovviamente è sempre una città di dimensioni colossali, con un tasso di urbanizzazione, di urbamento spaventoso, perché dalle campagne arrivano a frotte in città, questo è il grande fenomeno che contraddistingue oggi l'Africa, non lo spostamento dall'Africa verso l'Europa, i numeri non sono comparabili, però è una capitale dinamica, edonistica, consumistica, con una rigenerazione urbana impressionante. Se uno va a vedere la stratigrafia delle foto solo negli ultimi 10-15 anni, è irriconoscibile. Grazie ovviamente anche agli investimenti esteri, fra cui gli investimenti notori, gli investimenti cinesi, che sono in Congo meno cospicui che altrove, perché ovviamente le range di posizione delle vecchie, diciamo, consorterie franco-breghe in Congo sono dure da scalfire, però anche in Congo ci sono investimenti cinesi molto importanti. E Kinshasa sta diventando una città molto, molto moderna. Il problema del Congo è l'esorbitanza della popolazione giovanile. E
di tasca della popolazione giovanile. Adesso non ricordo le cifre, anche qua c'è una pubblicazione di Nau di recente sull'Africa, su questa devo recuperarla con il telefonino, tipo l'Africa del XXI secolo, qualcosa del genere, però ha una popolazione giovanile che da un certo punto di vista è un potenziale straordinario di sviluppo economico, sociale e culturale, dall'altro punto di vista ovviamente è una bomba orologeria, perché se non trova occupazione, non trova sbocchi alla propria, diciamo, effervescenza e le proprie aspirazioni, dato che comunque è abbastanza diffusamente istruita, si mischia alla conflagrazione delle forme che conosciamo, emigrazione di massa o anche conflitti molto potenti, no?